Beh, dunque, intanto io vorrei lanciare un segnale di allarme perché, come si dice kantianamente, noi tenteremo, se il governo andrà avanti, chi lo sa, ma facciamo come se. Dario nella sua relazione è stato molto chiaro su un punto, quello che riguarda una legge di stabilità molto rigorosa. Bene, e io su questo punto qui vorrei però che noi qualche parola di chiarezza fra di noi la facessimo e ha molto a che fare anche con il nostro congresso, perché fino ad oggi, io non ho ancora capito tutta l'area che fa capo, anche la più vasta, che fa capo a Renzi, che cosa dice su alcuni contenuti molto precisi, perché cito soltanto il welfare e il tema della sanità, noi abbiamo di fronte un problema enorme, enorme, e cioè con esiguità di risorse, come noi manteniamo il livello di universalismo della sanità e del welfare e nel contempo sappiamo anche che chi può pagare, forse è ora che cominci a pagare, anche per chi non può pagare, perché il tema sta diventando esplosivo dal punto di vista dei bilanci. Lo dico pensando anche a uno scoglio che abbiamo di fronte. Il governo ha detto che non metterà i 2 miliardi di ticket nuovi sulla sanità, ne siamo lieti, si deve sapere però che il sistema ha bisogno di 2 miliardi e quei 2 miliardi da qualche parte bisognerà pur trovarli. E allora è la leva fiscale quella che agiremo? Cioè, che cosa succederà? Questo non significa solo ragionare di immediatezza dell'azione di governo, significa prefigurare qual è il welfare del domani che vogliamo. Il re della Danimarca ha detto poco tempo fa: è finita. Quell'epoca del welfare universalistico è finita. In Danimarca, parliamo della Danimarca, quindi, scusate, dell'Olanda, quindi parliamo di realtà in cui il welfare era molto ma molto consolidato. Ebbene, non è che la cosa non ci interessi, e non è che possiamo risolverla né con la nostalgia canaglia di Cooperlo, né tantomeno però con le battute di Renzi. Quindi c'è un problema molto serio di rigore su una questione che interessa purtroppo a ragione milioni di cittadini italiani. Il primo esempio è che c'è stata una crescita esponenziale negli ultimi anni delle persone, delle famiglie nel nostro paese al di sotto della linea di povertà, al di sotto, cioè c'è gente che non ha niente in questo paese e noi possiamo pensare di non occuparci di questi, cioè degli ultimi, per consentire che le esenzioni da ticket arrivino fino all'80%, con persone che potrebbero pagare le prestazioni e non le pagano, mentre c'è una realtà progressivamente sempre più ampia di persone che è in una difficoltà enorme. E certamente, diciamo, la manovra è una manovra monetaria nei confronti di queste persone, ma non è solo una manovra monetaria. Noi abbiamo bisogno di stabilizzare il welfare locale, abbiamo bisogno di riaprire le maglie del lavoro dei comuni in questo campo. Non ce la si fa più. Nella cultura è la stessa cosa, non ce la si fa più. E i privati, in assenza di qualunque forma di defiscalizzazione nella cultura, è evidente che non investono. E per quel che riguarda la sanità, mi inquieta molto la pagina, le due paginette che ci sono sul documento economico-finanziario, sul DEF, che riguardano la sanità, in cui si parla di sanità selettiva. E che cosa vuol dire sanità selettiva? E che cosa vuol dire sanità integrativa? Vuol dire che noi stiamo arrivando ad una forma di privatizzazione mai discussa per quel che riguarda il PD. Io vorrei che noi ci rendessimo conto dell'enormità di questi approdi. E quindi penso che il Congresso non possa non occuparsene, pena il fatto che rischiamo di fare un Congresso tutto sull'ideologia. Mentre oggi noi abbiamo bisogno di mettere i piedi nel piatto e di dire a cittadini esausti di una politica che non li rappresenta, esausti, di dire a queste persone: noi siamo, possiamo essere ancora un germe di speranza, un livello di speranza. Certo che bisogna sostenere il governo, io su questo non ho alcun dubbio. Bisognerebbe anche, come dire, che ci fosse una maggiore consapevolezza da parte
di un pezzo del governo, e ha ragione Dario, sulla capacità di sostenere, questo governo. È chiaro che siamo in una situazione di straordinaria difficoltà. Io penso però che, per esempio, in termini di revisione della spesa, se noi consideriamo che negli ultimi 4 anni sono stati tagliati alla sanità 34 miliardi rispetto alle aspettative, penso che noi un ragionamento dovremmo farlo e possibilmente lanciarlo come messaggio al Paese, non tenercelo per noi nelle nostre stanze istituzionali o nelle assemblee, anche se un po' esauste, devo dire, dei nostri circoli. E vengo al secondo punto. Quindi io penso che al di là di tutto noi abbiamo bisogno, magari anche come area democratica, perché no, di prendere una posizione sulla visione di società italiana che noi intendiamo avere. Perché su questo io non ho ancora sentito da parte del candidato che siamo in larga parte intenzionati a sostenere delle parole che siano convincenti, per la verità neanche delle parole. Quindi insomma penso che questo sia un punto non irrilevante. Il secondo punto è una sorta di rammarico politico, lo dico con sincerità perché insomma siamo fra di noi e meno male che c'è una sede fra di noi. Se è vero, come è vero, che noi siamo stati la parte del partito che più di altri ha ragionato e ha praticato la mescolanza delle culture e quindi quello che in qualche modo ha preservato anche un'idea originaria del PD, insomma, mi dispiace tanto, io penso che noi avremmo potuto esprimere un candidato, avremmo potuto esprimere una leadership, forse lo avremmo dovuto, almeno facciamolo con i contenuti, perché credo che sia importante implementare quel lavoro che altrimenti, lo diceva prima uno delle persone che è intervenuta prima di me, noi rischiamo di avere soltanto una questione che riguarda gli elenchi di composizione dei gruppi dirigenti. È chiaro che siamo a ridosso di un congresso difficile, ma un congresso che forse andava fatto anche prima, mi permetto di dire, perché noi rischiamo, nel fare l'analisi degli ultimi 20 anni, rischiamo di non vedere un pochino più da vicino quali sono stati i limiti di questo partito nella fase immediatamente elettorale e immediatamente post-elettorale, che non significa parlare solo dei 101, però significa parlare di campagne elettorali che non comunicano, che non rappresentano, di oligarchie che si sono strette attorno ad un leader costantemente sempre più sfiancato, e poi mi si chiede perché cambiamo punto di riferimento. Io che provengo da una cultura di sinistra, io mi sento di dire con forza quello che c'è in una bellissima rappresentazione teatrale sulla vita del Cardinale Martini, che è stata presentata a Spoleto quest'estate e al Piccolo di Milano in questa settimana e che ho avuto la fortuna di vedere. Beh, fra le tante cose importantissime che dice il Cardinale Martini dialogando con la sua coscienza, ne dice una, secondo me, di straordinaria attualità, che è rivolta al mondo politico, perché la disse in tempi di Tangentopoli, insomma in tempi drammatici per il nostro paese, anche in tempi ancora una volta drammatici, ed è: bisogna essere in grado di accettare l'esilio. Ecco, allora, in positivo io dico che forse davvero è ora, la classe dirigente che lì da talmente tanti anni, no, dovrebbe avere la consapevolezza di aprire, di fare un gesto di generosità, ma dall'altra parte ho anche una considerazione più negativa sull'esilio, cioè io non vorrei che in questo congresso le nostre culture, le nostre mescolanze si sentissero un po' come in esilio, come un po' rassegnate. E beh, io penso che l'obiettivo di rappresentare il fermento e l'idea originaria del PD ci appartenga tutta e non dobbiamo avere paura dell'innovazione. Forse abbiamo bisogno di cambiare anche un po' di linguaggio, di aggiornare i nostri temi e non avere paura soprattutto di dire che è vero che noi vogliamo rappresentare l'intera società italiana e non solo un pezzo, questo è un tratto identitario del PD, ma che contemporaneamente, proprio perché siamo la mescolanza del meglio delle culture, io penso che dobbiamo dire che questa volta dobbiamo cominciare anche ad occuparci degli ultimi.